Buongiorno a tutti gli amici pescatori. Sono il presidente del Comitato Provinciale FIPSAS di Roma e ho il piacere proprio di presentarvi questo tratto di fiume convenzionato tra la Regione Lazio e la Federazione Italiana della Pesca Sportiva. Questo è un tratto che ci è stato riconfermato, diciamo, non assegnato nel 2018, quindi a partire dal maggio-giugno dello scorso anno. Su questo tratto sono esercitabili due tecniche essenzialmente di pesca: la pesca a mosca con la coda di topo e mulinello rotante e la pesca spinning, che sono regolamentate a giorni alterni. C'è un giorno di riposo settimanale, cioè il mercoledì, è giorno di riposo biologico, cioè il mercoledì abbiamo fatto in modo, proprio per allentare le pressioni di pesca, che qui non possa venire a pescare alcuno. C'è un servizio di vigilanza ittica, siamo alla fine a 30 km da Roma, quindi piuttosto vicini. A 400 metri dall'uscita c'è un bivio che ci porta direttamente sopra il ponte della Statale 41. Da lì, girando subito a sinistra su una stradina brecciata, si giunge in poco tempo, in 5 minuti, all'info point della FIPSAS, che è qui proprio sulle Roscelle. Ora siamo qui in questo tratto che è proprio la parte centrale, istituzionale del tratto. Qui vengono anche distribuiti i permessi di pesca, cioè qui si può praticamente acquisire un permesso che è o giornaliero, oppure si può acquisire un carnet di 10 uscite al costo di 70 euro. Queste notizie più specifiche le trovate anche dettagliate nel sito fipsasroma.net, quindi chiunque può consultare per avere i dettagli della questione il sito. Per pescare qui bisogna rispettare delle norme, ovviamente. Questo discorso è fatto soprattutto perché consideriamo questo tratto un po' come industria produttrice di ambiente, passatemi il termine, nel senso che qui noi riteniamo di fare un discorso assolutamente rispettoso dell'ambiente. Bisogna pescare con ami senza ardiglione, questo vale per tutte le tecniche che sono qui esercitabili. Questi ami senza ardiglione hanno una misura massima nel caso della pesca a mosca e una misura minima nel caso della pesca allo spinning. La misura è quella del numero 8, quindi una mosca costruita su un amo numero 8 è ancora accettabile. Nello spinning vale il contrario, nel senso che l'amo deve essere senza ardiglione singolo del numero 8 oppure superiori. Questo perché questo ci consente una slamatura senza danneggiamento al pesce, nel senso che difficilmente il pesce riuscirà ad ingoiare così l'esca. Cosa si può fare poi qui? Bisogna utilizzare un guadino che non abbia nodi, poi tutti voi conoscono i guadini specifici per i no-kill. L'altro aspetto importante per l'ambiente è quello di come affrontare lo spot, come avvicinarci al corso d'acqua. Si può entrare in acqua per un'altezza non superiore al metro circa, adesso non siamo tassativi, però si può entrare fino a un metro in acqua. Quindi queste come questioni essenziali. Poi nei dettagli sulla pesca a mosca e a spinning vi parleranno i nostri specialisti, che sono Dino per quanto riguarda la pesca a spinning e Renato e Sandro per quello che riguarda la pesca a mosca. Buongiorno a tutti, sono Dino Lollobrigida e siamo sulla ZRS del fiume Aniene. E vi vado a presentare quelle che sono le esche consentite in questo tratto specifico. E precisamente sono consentiti solo rotanti o cucchiaini ed ondulanti, armati esclusivamente di amo singolo e senza ardiglione.
Le canne consigliate vanno dai 6 piedi fino ad un massimo di 7 piedi, 7 piedi e 2, con un range di lancio tra i 5 e i 20 grammi massimo per gestire appunto questa tipologia di esche. A seconda della propria preferenza si possono utilizzare sia trecciati che monofili o nylon sul diametro di 0,20-0,22, perché ci sono molti incagli sul fondo e c'è la presenza comunque di esemplari di taglia importante. Buongiorno, adesso mi presento un attimino, sono Sandro Fanzero, segretario nazionale del Club Italiano Pescatore a Mosca, società affiliata al Comitato Provinciale FIPSAS di Roma, cosa molto importante, Scuola Nazionale di Pesca a Mosca. Perché scegliere questo tratto per venire a Mosca? Perché è un tratto bellissimo, ha caratteristiche morfologiche, fluviali assolutamente indicate, e quello che vedete anche dal pescatore, dal nostro istruttore che si sta cimentando. Diciamo, la tipologia di insetti che esistono in questo tratto vanno agli Ecnuridi venosus e torrentis, alla Eptagenia de Dalecanis. Allora, secondo la tipologia di insetto, anche delle ricofila, che sono dei tricotteri senza astuccio, per la pesca diurna. Perché? Perché a volte questo fiume ci permette di pescare in stagione in acque profonde, come delle grosse buche, dei vasti momenti torrentizi, e pescare a secco, ovvero con un'esca galleggiante la sera. Cosa utilizzare? Sia delle mosche di Eptagenia o delle mosche di Canis molto piccole, sull'imbrunire dalle 7:30 alle 8, oppure andare in caccia. Cosa vuol dire? Utilizzeremo delle mosche anche molto redditizie, che possono essere dei terrestrial oppure delle sage montate in pelo di cervo, in cul de canaro o comunque anche con dei sintetici, da far scorrere sotto i sottoriva dove c'è particolare vegetazione. Quindi se siamo su una schiusa pescheremo anche all'interno delle correntine sui tratti fluviali centrali, e quindi andremo con delle mosche di dimensioni molto piccole. Però caratterizzeremo la pesca in caccia con un pattinamento delle sage anche la sera o la mattina presto. Qui abbiamo un istruttore che fa un lancio angolato e ci sta facendo vedere come sta cercando di evitare il dragaggio. Perché? Perché sono correnti che sono altamente insidiose, cioè fanno sì che la mosca scorra diversamente rispetto al nostro obiettivo. L'esca deve essere assolutamente immobile in acqua e dare il tempo al pesce di ghernirla. E quindi, utilizzando dei lanci più o meno classici che tutti conosciamo, adattando il lancio secondo le posizioni di pesca che vogliamo individuare. Quindi abbiamo detto un lancio angolato, un lancio rovescio, un lancio sottovetta e, perché no, tanto mending per affrontare l'antidragaggio. Per venire a pescare su questo tratto bisogna essere ovviamente muniti della licenza di pesca governativa accompagnata dalla tessera FIPSAS, perché come abbiamo detto sono acque convenzionate FIPSAS, oltre al permesso giornaliero carnet. Quindi concluderei invitando tutti i tesserati FIPSAS a venire a visitare questo tratto, perché lo troveranno assolutamente soddisfacente per quello che riguarda sia la condizione ambientale che la pesca sportiva. Siete miei ospiti, quando volete chiamate il Comitato Provinciale FIPSAS di Roma e insieme verremo qui a pescare.